Quinto concerto di primavera per voi è un po' una festa di chiusura di questo anno lungo, faticoso, ma ricco di soddisfazioni. Certo, con oggi credo che raggiungiamo l'apice della stagione. In queste poche settimane abbiamo concluso e portato a termine il progetto ambizioso all'interno delle scuole elementari e delle scuole dell'infanzia di Castellamonte, di Spineto, di Aglie e di Colleretto. Abbiamo concluso con delle lezioni aperte con tutti i genitori che hanno potuto assistere alle attività svolte durante le ore scolastiche e abbiamo concluso anche tutti i corsi individuali e di gruppo musicali all'interno della scuola di musica per tutte le discipline di strumenti, partendo dal pianoforte alla chitarra, violino, violoncello, fisarmonica e ovviamente tutti gli strumenti bandistici. Tutti i ragazzi si sono impegnati tantissimo e hanno anche dovuto affrontare l'esame finale e alcuni hanno raggiunto veramente degli ottimi risultati. Questa sera, come hai detto, è una festa perché si trovano insieme la banda dei bambini e la banda dei grandi. È un progetto anche di inclusione, dove i grandi devono imparare ad accettare i nuovi che arrivano e che suoneranno insieme a loro. Quindi ci sarà una sorpresa alla fine, perché l'ultimo brano conclusivo l'abbiamo provato proprio insieme le due formazioni. Quindi stasera inizieranno la Junior Band diretta da Simone Prozzo e proseguirà la banda dei grandi, diciamo così, diretta da Dino Domatti, per chiudere insieme. Ed è un'occasione un po' particolare, dove abbiamo voluto anche accompagnare la musica con delle immagini. Quindi vedrete, ritorneranno dei temi che abbiamo ritenuto importanti. Quello del treno, quello della stazione, un percorso. È un posto significativo questo dove suoniamo ed è una data particolare. E apriremo con una sorpresa. Il primo brano della Filarmonica, intitolato Onore e Premio, è stato composto appositamente per il 24 luglio 1887, quando a Castellamonte per la prima volta sulla tratta ferrata Rivarolo-Castellamonte arrivò il treno. Fu una festa memorabile e ovviamente c'era la banda musicale di Castellamonte che suonava. Abbiamo ritrovato canzoni, poesie e verranno proiettate anche delle fotografie questa sera che ricordano proprio questo avvenimento così importante. E la figura cardine di quell'evento è stato il sindaco di allora, l'avvocato Pier Alessandro Gallo. Ed è un sindaco che ha ricevuto la medaglia da cavaliere proprio per le tante attività che aveva proposto. Era con Don Mattei, se non ricordo male, la figura che era riuscita a far partire i lavori per la chiesa parrocchiale di Castellamonte. È una curiosità grande è che questo avvocato è il trisnonno di un nostro musico, il ceramista Davide Quagliolo, e suo figlio Riccardo, mi pare 3 anni fa, in uno scatolone in soffitta, aveva trovato proprio questo spartito manoscritto. E con grande pazienza si era messo al computer e aveva trascritto e riportato questa composizione. Questa sera inaugureremo il concerto proprio con questa marcia.
E un altro brano, se mi permetti, lo sottolineo, lo dedicheremo a un'altra persona che è stata importante per la Filarmonica di Castellamonte, Vincenzo Fontan. Ha ricoperto tanti ruoli all'interno della Filarmonica, prima come musico, poi come amministratore e infine si è dedicato tantissimo anche alla parte come cuoco, e quindi lo ricordiamo questa sera dedicandogli una marcia particolare con anche delle belle fotografie a suo ricordo. Per cui questa sera sono veramente tanti i temi e spero sia una bellissima serata. Junior Band in apertura di questo quinto concerto di primavera, una formazione di ragazzi, c'è sotto però un progetto importante, musica, inclusione, capacità di aggregazione, è un progetto che voi portate avanti da anni. Crediamo molto nel senso che la musica sia un buon coadiuvante, quindi che riesca ad unire e a socializzare più generazioni. In questo caso il progetto nasce proprio come un tentare di unire sotto l'aspetto inclusivo bambini con fasce d'età diversificate, ma anche con appunto l'aspetto inclusivo che per noi è al capo di tutto questo progetto. È un progetto fra l'altro che mette assieme anche i ragazzi con i genitori, perché poi si scoprono anche i genitori appassionati di musica. Molte volte infatti i genitori poi arrivano in un secondo momento a chiedere di poter fare un corso di musica, magari una passione che avevano coltivato da piccoli o che non avevano mai potuto portare avanti, e quindi spesso e volentieri i bambini iniziano a dire no, però mia mamma mettilo in un orario diverso perché se no poi dopo ci troviamo a suonare insieme. Quindi si diventa un progetto in realtà che lega alla famiglia, è un contesto molto più grande che non soltanto quello appunto della musica individuale con il bambino, sì. Nel futuro quali progetti avete? Beh, sicuramente di ampliare la nostra junior band, che adesso è composta di 20 ragazzi che vanno dagli 8 ai 13 anni, quindi il nostro pensiero prima di tutto è di poter sempre di più ampliare le sezioni, quindi avere tutte le sezioni di strumenti, e poi appunto tentare di avere l'aspetto inclusivo, quindi con i nostri corsi che facciamo individuali di musicoterapia riuscire ad inserire, come già abbiamo fatto in quest'anno, anche percorsi diciamo così un po' più variegati, quindi di inserire tutti i bambini che per noi sono unici e nel contesto lo possono lavorare e suonare tutti insieme. Junior Band per questo quinto concerto di primavera, questi sono tutti ragazzi molto giovani, com'è possibile metterli assieme e scegliere un repertorio per loro? La prima cosa assolutamente la passione che comune a questi ragazzi, li ho presi a fine ottobre, coincidenza San Simone, io mi chiamo Simone, quindi è stata quasi voluta, e mi sono subito presentato come un loro coach, quindi abbiamo subito pensato di fare una bella squadra, e la passione, quando c'è passione, passione e musica vanno sempre a stretto contatto. Il repertorio di questa sera, di questa junior band? Repertorio, stasera incominceremo con un brano classico che è il Te Deum di Charpentier, che è la sigla dell'Eurovisione, poi andremo su brani tipo L'Inno alla Gioia, per poi andare a finire con un brano rock dell'Europe, The Final Countdown. Questi ragazzi come riescono ad amalgamarsi fra di loro? Con entusiasmo, ripeto, l'entusiasmo e comunque la voglia, comunque sempre la dedizione nello studio, e quindi dico anche grazie agli insegnanti individuali che hanno permesso tutto questo. Questa sera giocate in casa, un repertorio molto particolare, diciamo subito come è formata la vostra filarmonica, quanti elementi questa sera più o meno? Allora, questa sera sì, è il quinto concerto, e siamo una trentina, 35, e ricopriamo un po' tutte le varie categorie degli strumenti, degli strumenti appunto a percussione a fiato, e quindi c'è veramente un po' di tutto. E per quanto riguarda il programma è stato scelto, direi in maniera, cioè sono abbastanza contento e soddisfatto di quello che abbiamo scelto, perché oggi suoniamo qua all'ex caricatore vicino alla stazione, e quindi c'è un po' un richiamo anche durante il programma alla stazione, al treno, all'inaugurazione che c'è stata ormai qualche anno fa, e non vi svelo troppo perché poi sennò sarebbe troppo facile, ecco, diciamo così.
Una filarmonica è un gruppo di musicisti, molti o forse quasi tutti non professionisti. È difficile riuscire a dare a loro un repertorio che varia continuamente, che non è così standard. Noi siamo abituati a pensare alle bande come la classica banda che suona per la festa del paese, non è così. Ma allora, diciamo che ormai tanti si stanno muovendo in questa direzione, non è che io sono l'unico, però io parlo per quanto riguarda la mia scelta. Io cerco il più possibile di variare il repertorio, perché è giusto che chi suona in banda debba essere il più pronto ai vari stili, ai vari generi che si possono toccare, e di modo che anche il pubblico che ascolta sia il più accattivato possibile. È ovvio che non è semplice il fatto di... penso che sia forse per un maestro la cosa più difficile, quella di scegliere un programma che possa piacere ovviamente al maestro che dirige, ovviamente ai musici che devono suonare e al pubblico. Non penso, anzi quasi impossibile, che piaccia sempre tutto a tutti, però cerco sempre di trovare almeno buona parte che possa piacere appunto agli uni e agli altri, senza tralasciare l'aspetto comunque, diciamo così, didattico, di scelta del repertorio, anche di un certo tipo di repertorio. Quindi c'è un po' di tutto, la mia tendenza è quella di scegliere veramente un po' di tutto, e questa sera c'è un po' di tutto. Qual è il livello delle filarmoniche, di questa filarmonica, ma in generale delle filarmoniche, che sembra cresciuto negli anni? Io diciamo che mi ritengo ancora abbastanza giovane, nel senso che in generale è da un po' di anni che sono in diverse filarmoniche tra suonare o dirigere, però sicuramente c'è fermento, e qua a Castellamonte è una delle rappresentanze di questa cosa. Non a caso negli anni sono stati organizzati dei corsi con maestri illustri come Pusceddu, come appunto le varie giornate di classificazione che ci sono state gli anni scorsi. E comunque chi viene, io penso, è quello che dico sempre anche a loro: se sei lì è perché devi impegnarti nel farlo, e loro lo fanno, ecco. Quindi c'è voglia di diciamo così, non neanche di stravolgere o gli altri fanno meglio o peggio. Cerchiamo di fare le cose bene, e quindi secondo me l'importante non è tanto il livello che si è raggiunto per competere con altri, ma è la voglia di far bene, ecco, il cercare sempre di raggiungere e puntare in alto.